Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany ed è tutto vero. Quello che state per vedere è finalmente quello che mi chiedete da mesi, ovvero di mettere a posto la mia libreria, e sta per succedere. Quindi niente, ora vedrete me e mia sorella che mi dà una mano, altrimenti tutto questo non sarebbe assolutamente possibile. E vi faccio anche direttamente un bookshelf tour, quindi vi spiego come li mettere in ordine, quali libri ci sto mettendo. Ovviamente mi concentrerò sulla sezione Young Adult e Fantasy, anche se c'è tempo, ma soprattutto voglia, vi faccio vedere anche la parte di libreria un po' più dedicata ai classici e ai libri contemporanei. Detto ciò, bando alle ciance, direi di partire. Allora, partiamo, vi spiego come li metto in ordine. Li metto in ordine per autore, per importanza. In pratica io seguirò una sorta di ordine mentale che ho io volendo avere vicine tutte le opere dello stesso autore. Quindi partiamo da J.K. Rowling e poi da Leigh Bardugo, poi vediamo cosa ci sta se ci rimane un po' di spazio, poi andiamo a George R.R. Martin, poi ci sono le altre mie serie preferite, quindi magari ci mettiamo le Lunar Chronicles, poi ci mettiamo And I Darken, J. Christoph, così vediamo quanto spazio rimane. E poi dopo capiamo come muoverci per quello che rimane un po' fuori. Parto subito con tutte le cose riguardanti Harry Potter e J.K. Rowling come primissimo step della sistemazione.
il GGG che non lo trovavo, quindi sono una persona più felice. Oddio, c'è una letterina dentro. Oddio, c'è il mio riassunto delle elementari del GGG. Va bene, scusatemi, me l'ero scordato. Questo è uno dei pochi reperti che si era salvato da casa dei miei. Molti libri, e adesso finalmente ho fatto un bel unhaul, quindi cercherò di liberarmene. Li metterò in vendita su Instagram, quindi se seguitemi su Instagram se volete vedere cosa sto mettendo in vendita. E poi magari, visto che mi sono resa conto di avere un sacco di roba che non mi interessa più, magari organizzerò un bel giveaway con un sacco di cose tema libresco. Non so quanto durerà questa cosa, sono un po' anche stranita, non ho ovviamente più voglia neanche di mettere a posto il resto della libreria perché per me è già stato troppo, però dai! Per un paio di settimane avremo una libreria in ordine, non chiedetemi di più perché poi dovrò fare anche un po' di foto a questi meravigliosi libri. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, come solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, di commentare, lasciare pollici in alto se il video vi è piaciuto, mi raccomando, e per tutto il resto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!